coordinamento è iniziato nel 2012, nel giugno del 2012, per resistere diciamo, all'abbandono totale di questo posto. Da lì abbiamo organizzato un sacco di attività, un sacco di eventi e l'intento è molto semplice, quello di rendere vitale questo luogo e aprirlo alla città come luogo di socialità, di memoria e di cultura. Quindi. Vivono un sacco di persone qui dentro, perché ci sono ancora delle residenze sanitarie per pazienti psichiatrici. E poi è un luogo dove il centro Basaglia, l'INFI, il centro sociale aggregano ancora un sacco di persone attraverso le loro diverse attività. E insieme, perché questo è il coordinamento, l'idea di mettere insieme tutte le realtà di questo luogo, abbiamo sviluppato quello che chiamiamo quarto pianeta, cioè l'idea di come può diventare questo luogo, secondo un'idea che è quella della cultura dell'accoglienza e dell'apertura. Quarto è un posto molto vivo e la cosa che colpisce di più le persone che vengono qui a Quarto e che si aspettano di trovare un posto vuoto è che c'è tantissima vita. Colpisce soprattutto i non addetti ai lavori, quelli che vengono da fuori, le persone che vengono dall'estero, che sono colpiti dalla bellezza e dalla vitalità di questo posto. E le persone vengono a Quarto per incontrarsi, per stare insieme, per lavorare, per fare arte e direi che è assolutamente naturale che le persone qui si integrino senza nessun tipo di difficoltà. Qui c'è una storia di arte e comunicazione attraverso questi 30 anni di lavoro dell'INFI, che è l'Istituto per le Materie delle Forme Inconsapevoli, creato da Slavice e da Claudio Costa, un grande artista genovese. E questo chiaramente ha richiamato tanti artisti negli anni a lavorare con i pazienti, a far, qui ci sono un patrimonio di almeno 1.000 opere. Ho donato il mio laboratorio dopo 30 anni di lavoro, ho chiuso e ho donato qua tutte le mie cose e qui abbiamo un pochino proseguito l'attività facendo lezione con degenti di Quarto, artisti che vengono a collaborare con noi e alle persone esterne che volevano partecipare ai nostri corsi. Non c'è un programma fisso. Andiamo un pochino dietro alle esigenze dei partecipanti, perché comunque hanno tutti una creatività da esprimere. Non c'è nessuno che venga e voglia sapere nozioni. Loro mi dicono che cosa hanno in testa, cosa vogliono fare, e insieme cerchiamo di realizzarlo. Sì, tanta arte che dalla città, dal centro, stiamo cercando di portare anche in questo posto, che è un posto dove l'arte è sempre stata un po' predominante. E quindi con l'associazione Linkin Art e il progetto Wall the Line nello specifico, stiamo cercando di creare una galleria a cielo aperto di interventi di street art. E quindi funziona che invitiamo artisti provenienti da tutta Italia più o meno a interpretare un po' questo spazio. La parte più interessante sicuramente è quella di elaborazione del progetto e di realizzazione dei vari interventi, dove di giorno questi spazi si animano con gli artisti appunto che disegnano, che si interfacciano con gli utenti, con i genovesi, con chi passa, con chi lavora in questo posto. Il Centro Vasari è un centro di riabilitazione psicosociale. Nasce dall'idea che con la chiusura del manicomio, del vecchio manicomio, con la legge 180, dopo tanti anni di segregazione, i pazienti psichiatrici comunque non uscivano
di loro spontanea volontà dall'ospedale perché non conoscevano la città, ne avevano paura, avevano vissuto tanti anni segregati. Il professor Slavic, che era il braccio destro di Basaglia, mandato a Genova proprio per curare il superamento della struttura manicomiale, ha pensato che una struttura come questa, e, come dire, che offrisse altre possibilità curative che non fossero quelle strettamente farmacologiche o di psicoterapia, potesse avere un significato. Abbiamo iniziato con quattro volontari che hanno, come dire, in qualche modo allestito le prime sale, dove c'erano le macchine per prendere il caffè, i distributori delle brioche, la televisione e quattro sedie, e poi piano piano ci siamo allargati rendendoci conto che c'erano delle come dire, altre necessità. In questo momento il Centro Basaglia utilizza tutta una serie di strutture, di attività che servono come interfaccia relazionale per favorire il reinserimento di chi ha avuto un disagio psichico, a mille titoli, nel tessuto sociale.